Salve, mi trovo su una remix che riguarda Cinnamon, in particolare Linux Mint Cinnamon Rebecca, in questo caso è la 32 bit. Questa remix è stata fatta da Massimo Rossolillo, che è un amico del web, un mio amico del web. E si è dilettato a fare questo remix e vi faccio vedere appunto il perché l'ha fatto, quindi le sue intenzioni riguardo questo remix. Vado nella seconda scrivania, andiamo sul sito che è Billoweb Lab di Massimo Rosolillo appunto, e qua vi parla appunto di questo remix. E vi leggo quello che lui praticamente intende per questa remix. Allora, il nome dice tutto, si tratta di una distribuzione remix che ha come base Linux Mint Rebecca, sia per PC da 32 bit e quindi anche per il 64 bit. Quindi avete due ISO da scaricare, 32 bit e 64 bit. Nel mio caso ho scaricato la 32 bit. Qua dice spendo due parole a favore della mia creatura. Allora, qua spiega la sua storia per quanto riguarda l'approccio con Linux, con GNU Linux, e qua vi dà appunto quello che ha fatto sulla distro che stiamo, sulla remix che stiamo visualizzando. Ci tiene a puntualizzare Massimo, in questo caso, che questa remix non è una vera e propria distro, ma è una modifica, è un remaster praticamente di una distribuzione esistente che è Linux Mint, ma che è fatta per quegli utenti che amano trovare tutto a portata di mano, avere già dei temi pronti all'uso, dei programmi già. Programmi essenziali già installati e con tutti i vari codec e i driver. Poi parlerò anche di questo fatto del driver della scheda video. Devo fare un appunto su questo, ma lo farò all'ultimo, perché in questo caso ho avuto dei problemi a fare il video. Spero che venga bene il video in questo caso. Non è una situazione grave quella che voglio dire, però è una puntualizzazione che devo fare per migliorare un po' per magari la prossima distribuzione, che sarà la seconda versione, magari farla in modo un po' più verso tutti gli utenti. Ecco, questo è quello che voglio dire. Comunque, ne parlerò dopo. Ora vi faccio vedere questa distribuzione nel video senza andare a guardare, insomma, nel sito che abbiamo visto prima, che c'è descritto un po' tutto. Ora noi diamo una visualizzazione così di base e poi vediamo cosa c'è scritto anche nel sito. Allora, qua c'è il pannello che è nella parte bassa, come di solito Cinnamon la mette, diciamo, di solito fa così Cinnamon, inizialmente la barra in basso, ma potete anche spostarla volendo. Qua c'è ovviamente c'è l'orologio con la data, poi qua praticamente c'è l'altoparlante, il volume, la connessione internet. Qua c'è un applet che è stato inserito da Massimo, che è quella del meteo. Qua, come vedete, vi dà un po' tutto quello che riguarda la situazione meteo della vostra città. E qua abbiamo l'icona del file manager, questo di qua. Andiamo a vedere l'informazione sul file manager, che è Nemo come di solito è su Cinnamon, la 2.4.5 se non erro, e andiamo a chiudere qua. È stato scelto un tema black,
che se non mi sbaglio è Android come tema. Andiamo in impostazione di sistema, andiamo a vedere il tema. Allora, tema. Allora, praticamente il tema scelto da Massimo, che ha sviluppato questa remix, è Android. Andiamo ad aprire qua, è Android, e poi abbiamo le icone che sono BEF, sono le BEF, no, scusate, sono le Flat Walkman. Beh, poi vi spiegherò perché non lo vedo bene. Allora, controlli, abbiamo MintX come controlli, poi puntatore DMZ White, e la scrivania appunto è sempre Android, quindi parliamo del tema Android. Ve lo faccio vedere meglio. Android è questo di qua. Come potete notare, Massimo ha messo praticamente anche dei temi che riguardano Windows, quindi Windows 8, Windows 7 e anche XP, per aiutare l'utente medio ad avere un maggiore, chi viene da Windows, avere maggiore, diciamo, un maggior approccio, un approccio migliore per quanto riguarda Linux, New Linux. Andiamo indietro, andiamo a vedere il menu. Il menu è stato scelto, questo è anche un applet in questo caso. Il menu è stato cambiato, non è quello che è di solito da Cinnamon, ma è il menu che riguarda Windows 7 come settaggio. Andiamo a vedere qua, basta andare su configura, e praticamente andiamo a vedere quest'applet che cambia un po' l'aspetto dei menu. In questo caso è stato scelto il layout Windows 7, però potete anche utilizzare altri layout, c'è Whisker Menu classico, GNOME Menu sopra, insomma avete varie possibilità di scelta. Per questa distribuzione è stato scelto Windows 7 come menu. Devo dire che ha fatto bene perché praticamente è abbastanza razionale da usare. Qua ci sono tutti i programmi con i vari settori, quindi internet, ufficio e vari altri settori. Come giochi è stato inserito Play on Linux, dove ci sono praticamente vari giochi che riguardano il pinguino, che è il simbolo del GNU Linux. Per quanto riguarda la grafica, abbiamo Blender, poi c'è editor di immagini GIMP, che c'è installato, Image Magic, Inkscape, LibreOffice, quindi qua, Draw, ovviamente qua vi fa intuire che c'è l'Office, e poi MyPaint. Internet, abbiamo il Thunderbird, FileZilla, Firefox, che è il browser predefinito ed è stato scelto da chi ha sviluppato questa remix, Firefox. Ovviamente poi potete anche inserire altri browser tipo Google Chrome o Chromium, o anche Opera volente. Poi è già praticamente installato il Java, quindi Oracle Java, quindi driver proprietario in questo caso. Poi andiamo sull'ufficio, appunto c'è LibreOffice, quindi tutta la suite Office, quindi è completo. Qua siamo su programmazione. Questo saltiamo. Audio video, abbiamo Audacity, che è per registrare la vostra voce o per modificare una traccia audio. Bench, e poi c'è Brasero,
questo GoogleView è già preinstallato, il Kazam l'ho trovato già preinstallato, quindi abbiamo il Kazam per registrare appunto i video, lo sto facendo appunto proprio con questo programma che è stato già installato dallo sviluppatore. VLC Media Player lo conoscete tutto, è il massimo che si può trovare. E poi c'è OpenShot come video editor, ottima scelta anche questa. Quindi chi non è avvezzo con Linux, con GNU/Linux, qua trova dei programmi che sono essenziali e anche di ottima fattura. Quindi sono stati scelti questi programmi appunto per trovare un sistema operativo pronto all'uso con programmi di levatura. Qua c'è, vabbè, preferenze amministrazione e così via. Nei preferiti è stato inserito dallo sviluppatore Firefox, come programma più utilizzato, quindi messo, inserito in preferiti. Quindi qua è stato deciso di utilizzare Firefox come preferito, quindi icona preferita, e qua sono pienamente d'accordo perché il browser è il programma più utilizzato da chi utilizza PC o anche dei device mobile. Poi c'è il gestore applicazione per installare e disinstallare dei programmi, sempre Synaptic, e qua abbiamo impostazione di sistema, che ci siamo andati prima per vedere il tema. Il terminale è stato messo anche tra i preferiti, anche qui concordo perché il terminale si usa abbastanza su GNU/Linux. Anche chi non è avvezzo al terminale, avendo l'icona qua, magari avrà più voglia di imparare il terminale. Poi questo è il file manager, appunto c'è la cartella home, le cartelle del sistema, insomma, vedete un po' tutte le cartelle del sistema operativo. Ogni passaggio del mouse, come vedete, è un po' alla Windows 7, si vede qua l'icona che stabilisce dove vi trovate con il mouse. Questo vi aiuta un po' a raccapezzarvi dove vi trovate. C'è la ricerca rapida, tutti i menu che sono forniti di un database, c'è la ricerca rapida. Io faccio una prova, quindi GoogleView, vediamo se l'ho scritto, no, non l'ho scritto, scusate, vediamo. Forse non mi prende perché sto facendo il video. Niente, al momento non mi digita. Vediamo almeno. Comunque avete la ricerca rapida tramite questo spazio di qua. Date il nome del software che state cercando. E quindi vi trova, ecco, in questo caso ha trovato qualcosa. È un problema del video che sto registrando e quindi un po' mi rallenta il computer. Allora, avete questo menu che è abbastanza pratico, concordo con la scelta. Quindi appunto questo è stato scelto proprio, è stato fatto apposta, come è una scelta proprio fatta oculata, perché chi viene da Windows trova un menu a cui è più apprezzo, insomma. Vabbè, vi ho fatto vedere un po' il sistema operativo. Per quanto riguarda gli sfondi, dunque, qui è la cartella, qua cambia sfondo scrivania. Allora, per quanto riguarda gli sfondi, da Massimo sono state inserite praticamente alcune cartelle, quindi create cartelle in cui ha messo dei wallpaper che lui vi dà la possibilità di scegliere. Qua, vedete, qua abbiamo Fantasy, la cartella Fantasy, in cui ci sono dei wallpaper abbastanza colorati, belli da vedere. E poi c'è Mortal Kombat, quindi qua è stata un po' personalizzata questa remix con altri sfondi. E poi gli sfondi che riguardano Windows, perché? Perché ci sono i temi già inseriti di Windows.
Quindi se andate su impostazioni, teme e icone, potete inserire le icone Windows con un più, il tema Windows con un più questi sfondi che già sono caratteristiche di Windows. Chiudiamo qua. Ecco, come vedete ho inserito lo sfondo classico di Windows XP. Quindi per la Massimo Rosolillo che ha fatto questa remix vi dà la possibilità di portare più vicino possibile come somiglianza per quanto riguarda il tema e l'icona a Windows che qualcuno magari ha appena lasciato e quindi si è andato a installare Linux Mint che in questo caso è Billoweb Remix. Allora, questa remix come è descritto nel sito è una distribuzione che è presa da una distribuzione madre e praticamente è stata fatta per avere tutto a portata di mano. La ISO è di 2 giga, quindi praticamente trovate tutti i programmi possibili e immaginabili, non so quello che avete visto. E penso che sia fatto giusto, diciamo, l'intenzione di fare questa remix era proprio questa, quella di portare nuovi utenti a GNU/Linux. In questo caso Massimo Rossolillo ha avuto un'ottima idea. Ha fatto una remix ad hoc per questo e quindi beh, ottimo lavoro, insomma, ottimo lavoro. L'unica notazione che devo fare a Massimo che è stato bravissimo a fare questa remix è di non gli consiglio di non mettere i driver proprietari, in questo caso sono della Nvidia. I driver proprietari nella ISO da scaricare perché è una ISO che si deve da distribuire ad altri utenti e se qualcuno ha magari altri tipi di driver video, driver grafici, non visualizza bene diciamo, i driver già preinstallati. Sarebbe bene distribuire questa remix con OpenGL e poi magari l'utente di seguito installerà i driver del proprio computer. Infatti ho avuto dei problemi nel mio computer perché la visualizzazione del sistema operativo è in 6 spezzoni praticamente, quindi si vede il sistema operativo diviso in 6 parti. Perché? Perché ci sono i driver Nvidia proprietari che non vanno d'accordo con il mio computer. Quindi la prossima remix consiglio di farla senza i driver proprietari. Ovviamente è la prima remix che è stata fatta da Massimo. Complimenti per questa remix. Niente, l'unica nota che dovevo fare era questa, ma non è nulla di grave, è solo è solo che Massimo in questo caso ha voluto fare una distribuzione completa al 100%, però i driver in questo caso della Nvidia danno problemi a chi non ha appunto, c'è chi non ha appunto la Nvidia e quindi ha dei problemi col proprio computer, in live, siamo in live. Ok, al prossimo video un saluto a tutti e che Massimo Rossolillo vada avanti con le sue remix per aiutare la comunità GNU/Linux ad andare avanti. Non è una remix inutile come tante altre, è una remix che aiuta a chi vuole trovare un sistema operativo già completo. Ciao ciao a tutti.